Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare dei sigilli che solitamente sono in ceralacca con della semplice colla a caldo. E vi farò vedere tre metodi che utilizzo io per creare i miei sigilli, dove praticamente il sigillo chiaramente è sempre fatto con la colla a caldo, però poi lo decoro in maniera diversa. Allora, partiamo con il primo. Vado a innanzitutto creare il sigillo, dunque colla a caldo, la colla è quella bianca trasparente, vado a mettere la colla cercando di creare una specie di cerchio, tanto rimane una cosa semplice. Se vedete la colla che è leggermente rossa è perché prima avevo messo la colla stick rossa, invece adesso sto utilizzando quella bianca. Dopodiché con il mio timbro vado semplicemente così ad appoggiarlo. Ora lasciamo asciugare, ci mette qualche minuto. Se volete fare più in fretta, mettete il tutto in frigorifero un minuto e avete il timbro, un minuto neanche, e il vostro timbro è perfettamente pronto. Quando il timbro si stacca facilmente dalla nostra carta forno è praticamente asciutto. Quindi andiamo delicatamente a staccarlo in questo modo. Ora vi faccio vedere il nostro timbrino di colla. Dopodiché, allora, prima sistema quello più semplice, vado a prendere del colore, questo è un colore leggermente metallizzato, ma potete farlo tranquillamente con qualsiasi acrilico. Ora lo faccio con questo, visto che ce l'ho, ne metto proprio, guardate, proprio una punta per non sprecarlo, perché tanto devo semplicemente fare una cosa, cioè vado a sporcarmi il dito così e vado a passarlo delicatamente sul timbro in modo che fuoriesca la parte in rilievo. Ora, quello che ho fatto aveva ancora un pochino di colla rossa, quindi ha un colore un po' melangiato, però chiaramente sono stata troppo tirchia. Chi mi conosce lo sa che per non sprecare, per evitare gli sprechi, però insomma, potevo metterne anche un pochino di più perché altrimenti non si vede. Quindi ribagniamo il dito. L'importante, mi raccomando, è scaricare in modo da avere il colore piatto sul dito, perché voi dovete poi semplicemente passarlo così, in questo modo, e andare a colorare la serigrafia che è in rilievo. Okay, questo è il risultato. Vi faccio vedere uno già realizzato con la colla perfettamente bianca. Cambia leggermente perché qua era ancora appena un po' sporco, però guardate un po' l'effetto che è carino. Questo vuol dire che voi, utilizzando l'acrilico poi del colore che vi serve, che potrebbe essere un colore che si abbina con la busta, con la copertina, con la tag o con l'abbellimento che state creando, riuscite a farvi un sigillo come vi piace. Ora passiamo al secondo metodo. Realizzo comunque il mio timbro, creando sempre questa forma un pochino qui sul rotondo. Io ho ancora sempre appena appena un po' di rossino, perché ho fatto delle prove e mi è rimasto il rosso dello stick rosso di colla. Anche questo facciamo asciugare o così tranquillamente, oppure un minuto in frigorifero e fate più in fretta. Stacchiamo il sigillo dalla carta da forno e andiamo a staccare. Questi sigilli hanno anche la particolarità che potete poi attaccarli come meglio credete, cosa che se voi fate direttamente il sigillo sul supporto dove lo volete applicare, se sbagliate è un peccato. Invece in questo modo voi potete farlo prima, tra parentesi,
Potete eventualmente, che ne so, questa parte vi sembra troppo grande, non c'è problema. Guardate, la tagliate con la forbice e avete così, faccio vedere. Tagliate con la forbice e avete il timbro fatto com'è, più rotondo come vi interessa. Quindi vi dà anche margine di manovra nel realizzare poi il timbro come lo preferite. E dunque, secondo timbro, voglio farvi vedere un'altra cosa molto carina. Allora, chi mi segue sempre sa che già da qualche video che durante i miei video si sentono dei rumori pazzeschi di muratori che stanno lavorando. Io non lo so nella casa a fianco alla mia che cosa stanno facendo, ma immagino che nonostante le case non siano così vecchie, la stiano rifacendo completamente, perché ormai è un mese, sentite, che andiamo avanti così, dalla mattina alla sera che lavorano. Devo dire che non se ne può più. Comunque, vabbè, bando alle ciance, andiamo avanti. Quindi, quando sentite dei rumori strani, non fateci caso perché sono i miei vicini che stanno spaccando tutto. Allora, come procediamo per il secondo timbro? Voglio farvi vedere una cosa che secondo me viene veramente, veramente carina. Allora, importante, la colla da usare, la colla stick. Semplice, semplice, perché? Perché avendo la testa piatta, voi cosa fate? Praticamente andate delicatamente, senza premere, a passarla qui al centro dove c'è il logo, diciamo, che è in rilievo, e sui bordi del sigillo, in questo modo qua, in modo che rimanga la colla solo nella parte in rilievo. Dopodiché io ho utilizzato il mio foil, foglia di foglia dorata, per lasciare impresso il dorato sul timbro, e viene troppo bello. Andiamo ad appoggiare in questo modo e andiamo a schiacciare bene, così. Provato, e veramente sono rimasta. Adesso vi faccio vedere anche gli altri che ho realizzato, perché magari poi con un po' più di calma. Infatti questo è venuto poco. Questo è venuto poco, poco decorato. Riproviamo, ne aggiungo ancora un po'. Allora, praticamente cosa ho fatto? Una cosa che conviene fare è mettere la colla e magari aspettare 10 secondi, in modo che la colla chiaramente deve sempre fare presa, però si indurisce leggermente, perché questo supporto così sottile riuscite ad imprimerlo meglio se sotto c'è della colla non troppo liquida, perché se voi avete della colla liquida, quando voi lo appoggiate praticamente non rimane il trasferimento. Non a caso il trasferimento migliore che riuscite a fare è sul biadesivo, perché una colla tenace e dura, tutto quello che c'è sotto, cioè sotto il biadesivo, rimane perfettamente incollato. Quindi adesso io ho fatto passare un po' di tempo, riproviamo e vediamo se, eccoci, infatti, vedete, sono riuscita ad imprimere meglio. Guardate che carino, ve ne faccio vedere altri che ho realizzato, perché qua avevo aspettato poco, in realtà bisogna aspettare un po' di più. Guardate questo, guardate questo. Secondo me sono bellissimi, io li trovo veramente, veramente particolari e fini, bianchi con questo dorato, si prestano ad essere incollati dovunque. Quindi questo è il secondo metodo di decoro del mio timbro con la colla, e adesso vi faccio vedere il terzo, dove cambia completamente proprio, diciamo, la base della colla. Allora, voi sapete che ci sono i cilindri di colla colorata per fare dei lavoretti. Io praticamente, quando ho comprato la mia, il mio, questo, questa, questo strumento, questa pistola per la colla a caldo un po' più piccolina, perché ne avevo una troppo grande, era troppo ingombrante, e me ne sono comprata un'altra con, vedete, le ricariche un pochino più sottili. Comunque, quando ho comprato la colla, insieme c'erano queste ricariche colorate. E adesso vi faccio vedere come ho utilizzato queste ricariche per fare i miei sigilli. Allora, io adesso prendo due dei colori, prendo il verde e il giallo, e vado a tagliare dei pezzettini.
Allora ne taglio uno, due, tre di questo, e poi ne taglio anche tre di questi gialli. Li faccio più sottili perché voglio che il timbro rimanga un pochino più sul verde scuro e non sul giallo. Ok, a questo punto vado ad accendere la mia candela. Allora, io lo faccio sulla candela perché così vi faccio vedere proprio. Voi chiaramente, se non avete la candela, come dico sempre, nessun problema, vi mettete sul vostro fornello del gas e non cambia nulla. Poi io prendo, se lo trovo, perché l'ho già perso. Oh, mamma mia, non è possibile, perdo sempre tutto, pazzesco. Ho detto, metto tutto qua, così ho tutto a portata di mano e perfetto, non so più dove l'ho messo. Adesso lo cerco un attimino. Ah, eccolo qua, trovato. Perfetto. Adesso io utilizzerò il bicchierino che c'era in dotazione al mio timbro per scaldare la ceralacca. Ma anche qui, se voi non avete questo attrezzo, potete tranquillamente utilizzare un cucchiaio col manico lungo, così non vi bruciate, e chiaramente un cucchiaio che avete intenzione di buttare, perché poi nella parte sottostante si brucia e lo rovinate. Però potete comunque utilizzare un'altra cosa. Cosa vado a fare? Vado a mettere all'interno i miei pezzettini che ho tagliato misti, così, e adesso dobbiamo pazientemente aspettare che si scaldi. Se lo fate sul gas ci mette un attimo, invece sulla candela la fiamma è un po' più debole e dobbiamo aspettare un po' di più. Quando il tutto è praticamente sciolto, con uno stuzzicadente vado leggermente a girare in modo che si mischino un po' i colori, vado a svuotare la mia colla in questo modo qui e vado ad appoggiare di nuovo il mio timbro. Allora, altro consiglio: dal momento che si tratta di colla, quando fate questo lavoro non vi preoccupate se aspettate qualche secondo prima di mettere il timbro, anzi è meglio, perché se voi lo mettete immediatamente la colla è troppo calda e immediatamente si appiattisce. Invece se voi aspettate, come ho fatto adesso, qualche secondo, la colla è leggermente più solida e quindi quando andate ad appoggiare il timbro rimane più compatto. E aspettiamo di nuovo che il timbro sia pronto, o così o mettendo un attimino nel frigorifero. Stacchiamo, e questo è il nostro timbro, che con la telecamera non si vede benissimo, ma è molto carino perché è un verdino è melangiato con delle striature gialle che magari in telecamera non si vedono bene. Comunque vi assicuro che rimane molto molto carino. Questi erano i tre metodi che volevo farvi vedere per realizzare i sigilli con la colla a caldo. Vi faccio vedere una cosa che avevo già preparato, ed era quello con la colla rossa, che poi ho decorato con il foil, con la foglia d'oro. E questo qui è di nuovo con rosso, dove però sopra ho messo dell'acrilico. E poi gli altri sono quelli di cui ho fatto vedere oggi la realizzazione. Quindi il trasparente con l'acrilico, il trasparente col foil e invece il mix di colle a caldo colorate. Spero che anche questo video vi abbia dato uno spunto in più per realizzare i vostri abbellimenti per i vostri album o i vostri junk. Vi ricordo che per gli abbonati al mio canale ci sono dei video dove sto facendo vedere degli abbellimenti carini per arricchire i vostri lavori.
Se avete dubbi o domande, come al solito, scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!